Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi si parla di Ostara. Il video ovviamente esce un po' prima del dovuto per darti il tempo, dato che ti mostrerò due incantesimi, di prendere il necessario in caso in cui tu dovessi prendere il necessario, o comunque organizzarti, dato che siamo sempre con la questione del cambio colore, che non si sa che colore si è dall'oggi al domani. Quindi mi è sembrato opportuno fare uscire questo video un po' prima dell'equinozio di primavera, e spero che ti possa essere utile. Ma di cosa si parlerà oggi, no? Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Ostara è l'equinozio di primavera che cade il 21 marzo, ma va? Ed è la festa della fertilità e dell'equilibrio, perché durante l'equinozio di primavera si ha il giusto equilibrio di luce e di buio. Ed è una festa principalmente di origine germanica. I simboli per l'eccellenza di Ostara sono i colori pastello e ovviamente i fiori, e anche le uova, simbolo di rinascita e di fertilità. E la vuoi sapere una curiosità riguardo alle uova? La leggenda germanica narra che la dea aveva trovato verso la fine dell'inverno un uccellino ferito, e per permettergli di sopravvivere e arrivare alla fine dell'inverno l'ha tramutato per metà in coniglio, lasciandogli la capacità di deporre le uova. Successivamente questo coniglio, per renderle grazie, le ha donato delle uova. Per questo motivo si dipingono le uova, e per questo motivo c'è questo simbolo che ricorre durante questa festività. Ma che attività puoi fare per festeggiare e rendere grazie l'arrivo della primavera? Sicuramente l'attività principale è prenderti cura delle tue piante e degli animali, del tuo animale domestico, o in caso in cui tu non avessi un animale domestico, puoi anche decidere di lasciare delle briciole di pane agli uccelli. E dato che comunque è una festa legata alla rinascita, al rinnovo, sicuramente è utile meditare su te stesso. Medita su te stesso per capire i tuoi punti di forza, capire le tue qualità, ciò che vorresti far emergere di più durante il nuovo anno, e capire anche ciò che vuoi lasciarti alle spalle. Insomma, un po' come le pulizie di primavera, anzi, puoi anche decidere di pulire casa e disfarti di tutto ciò che è superfluo, che non vuoi più portarti dietro, eliminare tutto l'innecessario, e puoi farlo ovviamente anche riguardo te stesso. Quindi le pulizie di primavera interiore, quindi medita su te stesso e valuta su cosa vuoi tenere, cosa valorizzare e cosa non portarti più dietro. Un'altra attività che potresti fare, Covid permettendo e restrizioni permettendo, se sei fortunato, è quello di camminare nella natura, tra la natura. Se ti è possibile, vai in un bosco, vai in un prato. Se ti è possibile, fallo, connettiti con le energie della natura, così da essere un tutt'uno con essa e sentire proprio intensamente l'energia della primavera e l'arrivo della primavera. Non c'è attività migliore per questa festività. In caso ci fossero le restrizioni, va bene anche comunque passare del tempo con le tue piante, magari parlarci un po'. Io lo faccio con Arwen e Tranduil e Pungulo e anche Gandalf, quindi va bene lo stesso, anzi si crea un certo feeling e crescono anche molto meglio. E un'altra cosa che sicuramente puoi fare, dato che è primavera, che quindi è sinonimo di inizio, almeno per me è così, è iniziare qualcosa di nuovo. Fai qualcosa di nuovo che hai sempre voluto fare, inizia un nuovo progetto che hai sempre rimandato. Qualsiasi cosa di nuovo porta dentro alla tua vita, qualsiasi, anche magari comprarti una nuova pianta. E adesso due incantesimi per i tuoi progetti. Il primo incantesimo
Ti occorrerà una pianta grassa e dell'incenso di cannella o di rosa, dipende dal tuo intento, e poi ovviamente pensare al tuo desiderio. Procurati una pianta grassa. La pianta grassa è sinonimo di forza e di resistenza perché appunto riesce a sopravvivere a climi drastici ed è molto resistente ed è utile appunto se vuoi far crescere qualche progetto, potrebbe essere un ottimo sinonimo per far avanzare un tuo progetto. Quindi procurati questa pianta grassa che poi andrai a trapiantare. Pensa intensamente a ciò che vuoi realizzare, ciò che vuoi ottenere, mentre trapianti questa pianta. Carica dell'acqua che utilizzerai per annaffiare la pianta con l'incenso di cannella, se è per progetti di prosperità o di successo, o incenso di rosa se è per amore o relazioni. In caso in cui tu non avessi questi incensi, puoi utilizzare o dei petali di rosa da lasciare in immersione nell'acqua o anche della polvere di cannella da lasciare dentro l'acqua, va bene ugualmente, mentre ti focalizzi sul tuo obiettivo e mentre rendi grazie alla primavera per aiutarti a realizzare questo tuo obiettivo. Successivamente annaffia la pianta, sempre focalizzandoti sul tuo obiettivo. Infine fumiga la pianta con l'incenso che hai utilizzato prima, o di rosa o di cannella. Se non hai l'incenso, se hai utilizzato la cannella per l'acqua, utilizza anche una stecca di cannella, l'accendi e fumiga con la stecca di cannella. Se invece non hai l'incenso di rosa e hai utilizzato prima le rose, puoi prendere nuovamente quei petali e lasciarli sul terreno dove hai appena trapiantato la pianta. Ed è lo stesso, perché l'importante, come dico sempre, è credere fermamente in ciò che fai. Una volta finito questo, ringrazia e dai il benvenuto alla primavera. Quindi ringraziala per l'aiuto che ti sta dando e accoglila nel tuo cuore e nella tua casa. Grazie primavera di essere qui con me. Il secondo incantesimo è molto più semplice. Metti caso che tu non possa uscire perché magari sei in zona rossa, metti caso che tu non possa uscire perché hai delle restrizioni che non ti permettono di uscire, magari questo incantesimo fa per te. Focalizzati sul tuo desiderio e raccogli delle immagini che possono rappresentare questo tuo desiderio. Successivamente crea un collage creativo mentre ringrazi per ciò che stai per ottenere e ringrazi l'energia della primavera per aiutarti a realizzare questo tuo desiderio. Successivamente posiziona il collage che hai fatto in una posizione dove lo vedrai molto spesso e infine ringrazia per l'aiuto. Ringrazia la dea per l'aiuto o il dio, quello che preferisci. Ringrazia l'energia della primavera per averti aiutato a realizzare questo desiderio. Ringrazia per ciò che stai per ottenere e ovviamente fallo ogni volta che incrocerai con il tuo sguardo il collage che hai creato. E se vuoi puoi anche decidere di fumigarlo con l'incenso di cannella. In caso in cui tu stessi creando un collage per questioni legate alle relazioni, ovviamente non puoi fumigare, accendere i petali di rosa perché creeresti un fumo assurdo. Quindi in alternativa potresti o appiccicare direttamente i petali di rosa, oppure potresti anche lì utilizzare la cannella perché è un afrodisiaco, quindi potrebbe anche essere adatto agli incantesimi d'amore e robe di questo tipo. In caso magari controlla in descrizione che potrei lasciarti delle alternative un po' più specifiche. Spero che questo video ti sia utile, che gli incantesimi anche essi possano esserti utili. Se hai dei dubbi o non ti è chiaro qualcosa, non farti problemi a scrivere un commento sotto, perché io sono sempre lieta ad aiutarti in qualsiasi modo posso farlo. Se invece vuoi aggiungere qualcosa e aiutare i nostri Mellin a capire qualcosa di più, non farti problemi a lasciare un commento sotto, perché sono molto sicura che a loro farebbe piacere sapere anche una tua opinione. E
Per quanto riguarda gli incantesimi, a breve dovrebbero arrivare dei tutorial al riguardo, quindi stai sintonizzato se sei interessato a magari creare degli incantesimi da te. E grazie tanto di essere arrivato fin qui, ti ringrazio tantissimo di supportare il mio canale iscrivendoti, lasciando un like o un commento, ti sono davvero tanto grata, ti abbraccerei se potessi. E niente, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed alfica giornata. Ciao Mellon e felice primavera per quando arriverà. Ciao!